Benvenuti a Clipnos, io sono Giulia Bianco e oggi parleremo di filosofia e in particolare di San Tommaso. Faremo una breve introduzione alla filosofia tomista, vedremo insieme le cinque vie e la sua metafisica, ovvero il rapporto tra Dio e il mondo. Ma ora, sigla! Tommaso vive tra il 1225 e il 1274, che è un periodo un po' particolare, perché vengono riscoperti i libri naturali della fisica aristotelica. Quindi c'è una nuova concezione della filosofia in cui il problema fondamentale è conciliare quello che viene scritto nella Bibbia e quello che viene scritto da Aristotele, quindi quella che viene proprio considerata come la filosofia in sé, perché questo è come è visto Aristotele durante il Medioevo, e le verità rivelate, la scrittura, quella che è sempre stata considerata la verità assoluta che non si può negare. Il problema è che questi due testi sono inconciliabili su molti punti. La concezione del mondo di Aristotele non si concilia con quella che viene spiegata nelle scritture e quindi Tommaso deve cercare di conciliare queste due visioni. Il passaggio più importante, quello anche più famoso della filosofia tomista, è rappresentato dalle cinque vie per dimostrare l'esistenza di Dio. Queste cinque vie sono tutte a posteriori, quindi partono dall'esperienza e cercano di dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio. Questo cosa vuol dire? Sono le cinque modalità attraverso cui si può provare che Dio esiste. La prima via è la via ex motu, anche detta via cosmologica. In cosa consiste? Se, come dice Aristotele, tutto ciò che si muove è mosso da altro, allora non si può andare indietro all'infinito nella serie dei motori. Deve esserci per forza un primo motore immobile che muove tutto il resto, e questo motore è necessariamente rappresentato da Dio. La seconda via è la via ex causa, ovvero se tutto ciò che accade è prodotto da una causa efficiente, questa causa efficiente deve essere stata prodotta da un'altra causa efficiente. E per lo stesso ragionamento di prima, non possiamo andare all'indietro, all'infinito, nella ricerca delle cause efficienti di ciò che accade prima. Deve esserci per forza una prima causa incausata che è sempre necessariamente rappresentata da Dio. La terza via è quella che è detta ex contingentia mundi, ovvero della contingenza del mondo. Cosa vuol dire contingenza? Allora, secondo Tommaso, secondo Aristotele, secondo fondamentalmente tutti, tutto ciò che è nel mondo è contingente, ovvero ha un inizio e ha una fine. Come gli uomini, come gli alberi, come tutti gli esseri su questa terra e come la terra stessa, secondo la concezione tomista, tutto nasce e dovrà morire o è morto. Quindi, se tutto può non esistere, può cessare di esistere, può non essere esistito, può esserci anche un momento in cui nulla esiste. Ciò non è concepibile, deve esserci per forza un essere necessario che fa in modo che tutto ciò che è contingente abbia ragione d'essere. Quindi, se tutto è contingente, deve esserci per forza un essere necessario, e questo essere necessario è Dio. All'interno delle cose sensibili troviamo delle perfezioni. Una cosa può essere più o meno bella, può essere più o meno buona, più o meno virtuosa, eccetera, eccetera. Come possiamo stabilire quale sia la massima virtù, la massima bellezza? Dobbiamo avere un termine di paragone. Tutte queste perfezioni portate al massimo grado sono rappresentate da Dio. Dio è massima perfezione. La quinta è la via ex fine. In cosa consiste? Alcuni enti non hanno un proprio intelletto o una propria volontà, ma comunque agiscono. Ad esempio, le foglie cadono, il vento soffia, i sassi rotolano, e lo fanno pur non potendo decidere di fare ciò. Secondo Tommaso, questi agiscono comunque per un fine, e questo fine deve essere dettato da qualcuno. Quindi Dio è colui che decide ciò che deve accadere, che rappresenta il fine per cui queste cose agiscono. Ora parliamo della metafisica di San Tommaso, ovvero la teoria dell'essere, per così viene definita. Allora, come funziona l'essere in San Tommaso? Riprende quella che è la metafisica aristotelica, ovviamente. Bisogna aver ben chiaro, per comprendere questi concetti, la distinzione tra essenza ed esistenza, la tipica definizione aristotelica. L'essenza è l'essere, ciò che una cosa è, ovvero io sono Giulia,
la mia essenza è di essere umano Giulia, l'essenza di quella sedia è l'essenza di sedia, ok? Questa è l'essenza. Secondo Tommaso, tutte le cose del mondo non hanno nella propria essenza l'essere, perché ciò che ha l'essere nella propria essenza dovrebbe esistere necessariamente sempre. Come abbiamo detto prima nella teoria della contingenza, però le cose sensibili non esistono sempre, hanno un inizio ed una fine, ok? Tutto ciò che fa parte dell'essenza deve essere necessariamente all'interno dell'essere che stiamo trattando. Quindi gli esseri sensibili, le cose del mondo, non hanno la propria essenza, la propria esistenza all'interno della propria essenza. Ciò vuol dire che devono prendere la propria esistenza da altro. Da cosa prendono la propria esistenza? Da Dio. Dio è l'unico essere la cui essenza ed esistenza coincidono, quindi nell'essenza di Dio c'è la sua esistenza. Quindi tutto ciò che non è Dio trae da Dio la propria esistenza. Come accade ciò? Per partecipazione. Le cose del mondo partecipano dell'essenza di Dio e quindi della sua esistenza. Come avviene in particolare questa cosa? Avviene per un atto di libera scelta di Dio. Dio decide di far sì che le cose del mondo partecipino dell'esistenza. E lo fa attraverso un libero atto conoscitivo, ovvero nel momento in cui Dio concepisce queste cose e le conosce, allora le cose esistono. Le cose esistono per un atto conoscitivo di Dio. Dal momento in cui Dio conosce Giulia Bianco, Giulia Bianco esiste, Giulia Bianco viene al mondo, Giulia Bianco nasce. Abbiamo detto che tutto ciò che esiste partecipa dell'essenza di Dio ed è causato da un atto conoscitivo di Dio. Ciò però non implica che le cose del mondo siano solamente un riflesso delle idee divine. Perché? Perché le cose del mondo hanno una loro efficacia causale. Cosa vuol dire? Che non è Dio che brucia attraverso il fuoco, ma è il fuoco che brucia. Quindi le cose hanno una loro importanza, nel senso che hanno una loro validità. Questo è molto importante, anche se noi lo diamo per scontato, perché nel Medioevo molti cercavano di far sì che non venisse studiata la fisica o comunque le scienze naturali, perché dicono Dio fa le cose, non dobbiamo chiederci il perché. Mentre Tommaso sta dando un'importanza alle cose, sta dicendo che noi possiamo ricercare le cause delle cose, perché sono le cose che agiscono. Un altro problema che Tommaso si pone è quello della definizione degli attributi divini, ovvero come si può definire Dio? Secondo Tommaso ci sono due modi per definire Dio. La prima è attraverso quella che viene definita la teologia negativa, ovvero io posso dire tutto ciò che Dio non è. Quindi, ad esempio, Dio non è finito, Dio non è corruttibile, eccetera, eccetera. Quindi rimuovo da Dio tutte le imperfezioni e trovo cosa non è. La seconda via è quella per analogia, ovvero l'uomo per natura è creato a immagine e somiglianza di Dio e l'uomo ha delle perfezioni. Queste perfezioni io le prendo, le immagino al massimo grado e in questo modo posso attribuirle a Dio. Quindi posso dire non solo cosa Dio non è, ma anche cosa in parte è. Tornando al problema principale di cui vi ho parlato all'inizio, abbiamo detto che Tommaso deve convivere con il grande problema di rapportare la teologia, quindi la scrittura, con la filosofia, quindi Aristotele. Il problema di questa indagine è che la verità non può che essere una. E quando le due posizioni sono in contrasto, bisogna giungere ad una soluzione. Com'è possibile? Tutte e due le discipline, quindi sia la teologia che la filosofia, utilizzano il metodo che è descritto da Aristotele negli Analitici, che sono un libro molto importante di logica. Quindi seguono un procedimento deduttivo, eccetera, eccetera, come penso abbiate già studiato in Aristotele. Quindi se entrambe le discipline utilizzano lo stesso metodo, è anche vero che però utilizzano premesse differenti, quindi la filosofia si basa su empirismo o comunque ragionamenti umani, mentre la teologia si basa sulla rivelazione divina, quindi la teologia è infallibile. Perché? Si basa sulla parola di Dio, quindi non si può in nessun modo confutare. E allora dov'è il ruolo del filosofo in questo caso? Il ruolo del filosofo sta nella indagine razionale dei dati di fede.
il filosofo deve sottostare al teologo. Questa puntata di Clipnos finisce qui, ci vediamo nella prossima. Ciao!